Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prontissimi per un allenamento cardio. Abbiamo detto una volta a settimana ci dedichiamo a tutto il corpo a bruciare e oggi è giornata. Tra l'altro, avete ricevuto, e per chi non è ancora iscritto alla newsletter, lo invito a farlo. Avete ricevuto una mail dove proprio stiamo approfondendo questo argomento anche dal punto di vista nutrizionale. Quindi leggetevi la mail di venerdì scorso, in arrivo la continuazione oggi. Vediamo. E partiamo col nostro allenamento cardio. Non ci servono strumentazioni proprio perché l'attività di questo tipo non va sollecitata con pesi, ma intanto partiamo con il riscaldamento, braccia in avanti, ma invece un corpo libero un pochino più veloce, con un'intensità un pelo più alta. Ok? Quindi cerchiamo di tenere il nostro cardio, il nostro battito cardiaco un po' su di giri. Ok, partiamo dall'altra, passiamo dall'altra, braccio, rotazione, ci scaldiamo, un 30 minuti di allenamento. Utilissimo per il nostro weekend. Ok, spalle skip alto. Iniziamo anche a controllare la respirazione. Facciamo una rotazione del busto, teniamo bene alti i gomiti e ruoto. Inspiro. Siamo ora in discesa laterale, lungo il corpo, quindi piedi un po' più ampi delle spalle. Scendo, salgo, scendo dall'altra. Bene, movimento del tronco, scaldiamoci. Ricordate, prima di ogni allenamento dovete aver già bevuto o tenetevi sempre a disposizione. Acqua, sale, brucia grassi, facciamo dei mezzi squat durante l'allenamento per le pause. Ok, apertura della gamba, quindi tan e ritorno. Slancio. Dall'altra. Passiamo ora in calciata ai glutei. E proseguiamo con lo step touch. Tan, 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 tan. Mettiamoci anche le braccia. Ok, mezzo squat, salita, sempre nella stessa gamba, quindi scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, mezzo squat, su, mezzo squat, su, mezzo squat, su, mezzo squat, su, ultima, su, senza pausa, spingo su le braccia e vengo su con le gambe. Skip. Alternato e alternate le braccia. Ok, di nuovo mezzo squat, salgo,
Ok. Scalciati il glute nel riscaldamento. Facciamo già alcuni dei movimenti che serviranno poi negli esercizi che andiamo a fare durante l'attività. Allora, passiamo ad un jumping jacks facilitato, nel senso che facciamo tipo calciata ai glutei senza salto. Quindi cerchiamo di tenere su il cardio. Oggi ci concentriamo sulla frequenza. Non dobbiamo preoccuparci del fatto che non si salta, quindi del salto, quindi ci è più facilitato il tutto, ok? Step touch. Facciamo un recupero in step touch. E passiamo a mezzo squat in velocità. Ok, via. Attenzione alle ginocchia, eh? Le ginocchia non vanno mai oltre la punta del piede. Devi lavorare i quadricipiti. Ok, recupero attivo, incalciati i glutei. Prendete fiato, approfittate. Andiamo sulla parte alta con pugno incrociato. E vado. Rotazione. Vai. Ok, passaggio laterale veloce del piede. Step touch, spingo, 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 su con una gamba. Vai, spingo, spingo, spingo ancora. Stavo ottimissima per chi corre, per chi cammina. Sempre stessa gamba. Spingo, tengo bene su il cuore. Ok, recupero attivo, calciate i glutei. Passiamo all'altra gamba. 3, 2, 1, mi giro, spingo. Facciamo sempre un recupero attivo in step touch. Un po' più tranquillo. Muoviamo un po' le braccia. Vado a incrociare dietro e spingo le braccia avanti. Quindi incrocio e spingo. Incrocio. Spingo. Incrocio. Aumento velocità, vai, spingo, incrocio, spingo, incrocio, dai, su, su. Ok, vengo bene su, skip alto. E torniamo di nuovo con l'andatura, ginocchia su, gamba destra che lavora. E vado. Spingo, spingo, spingo. Braccia, dai. Ok, incrocio davanti e tiro al petto. Cambio gamba.
Dai, dall'altra, spingo. Recuperativo setaccio. E gatto. Ok, alzata laterale. Alzando anche le braccia. Dai, complichiamo un po' la vita. Allora, alzo, facciamo così che va meglio. Senza esagerare con la coordinazione. Ok, corsettina sul posto. Andiamo in settacci da una parte sola, poi muovo anche le braccia. Dai. Siamo belli caldi. Impegniamo la frequenza cardiaca. Spostiamoci dall'altro lato e si prosegue. Cambio gamba. Apro bene. Salgo su con le braccia, dai. Pugno, cambio gamba. Ta 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 ta
Ok, recuperativo, corsettina. Tanto sposto un po' il tappeto. Recuperate anche il fiato. Allora, portiamo su bene i gomiti, sulle gambe, sui gomiti e vado a chiudere. E via con il jumping jacks, facilitato, calciata ai glutei, braccia su, braccia giù, dai, 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 su, 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 alterniamo braccia e gambe, allora, pugno, 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 gamba, pugno, gamba, ta, ta, rotazione del busto, accentuiamola. Facilitato jumping, vai, non molliamo, teniamo. Prepariamoci per il movimento. Idem dall'altro lato, spingo. Spingo, bene la rotazione. Rotazione del busto. Su per la gamba. Vai, ok, recuperiamo, un po' di pausa e andiamo in step touch per ricominciare. Vediamo. Dai che si fa intenso. Partiamo, step touch, 20 secondi.
Se avete brucia grassi mentre fate l'allenamento, top! Proseguite e aiutate il corpo a mantenere il metabolismo alto. Ok. Scendo, alzo, scendo, alzo, scendo, alzo. Vado. Mezzo squat, salgo. Su braccia, ripetiamo un po' il circuito, dai. Su gambe e su braccia. Ok, dall'altro lato. Perché siamo a metà del lavoro. Tre, due, uno, recuperativo, incalciate i glutei. Ok, passiamo in jumping jacks, facilitato, su, senza salti, calciate i glutei. Rimuovere su cardio. Recuperiamo in step touch. 3, 2, 1, stop. Via. Inspirate. Mezzo squat veloce. 3, 2, 1, via. Lavorate bene di quadricipiti, se non venite tanto su. Continuate come fosse quasi un pulsato. Vi spacca bene. Ok, sciolgo il cacciate i glutei. Vi spacca bene i quadricipiti, bicipiti femorali. Prendiamo il pugno incrociato davanti. 3, 2, 1. Ok, passo laterale. Tipo step touch. Muoviamo anche le braccia. Passiamo a ginocchia su, gamba destra. Vado. Vado, spingo. Circuitone. Spingo, spingo, spingo. Dai, 10 secondi. E cambio con calciate i glutei. 3, 2, 1 e calciate i glutei. Recupero. Siamo dall'altra con ginocchio su, una bella andatura, utilissima, dicevo, anche per la nostra corsa. O per la camminata veloce. Dai, snodo bene l'anca, via. Spingo, scaldo e coordino. Addome ben attivo e vado in step touch, recupero. Andiamo adesso a incrociare dietro e spingere avanti le braccia. Quasi uno skater, dai. Incrocio. Su,
Incrocio, su, incrocio, su, incrocio. Dai, non si muore. Bene, i glutei. Ok, calciate i glutei. Spostiamo di nuovo davanti con la gamba e vado a spingere su, destra. Vai veloce, mi raccomando, non perdete i colpi. Forza, poi facciamo incrocio, anzi spinta davanti, incrociando, e su le tirate al petto. Allora, incrocio, incrocio, incrocio. Incrocio, crocio. Ok, andiamo dall'altra su. Spinga. Ok, stay, touch. Recupero fiato. Bene. Adesso andiamo a spingere le braccia in alto, alzata, laterale. Proviamo a fare coordinando, dai. Allora, su, su. Non più come prima, ma alternando braccio. Con gamba, non più stesso lato, un po' più difficile, dai. Ma usiamo anche la testa, perché anche la testa va allenata. Ok, facciamo una V, e quindi partiamo davanti, allarghiamo dietro, chiudo davanti, allarghiamo dietro. Ok, spingo, apro, stesso lato, sulle braccia, bene dietro. E poi andiamo a fare il cambio. Due, uno, di là. E sempre manteniamo e facciamo 1, 2 e cambio, 1, 2 e cambio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, mi sono persa ragazzi, non ci crederete, sì, mi sono persa perché la testa ha bisogno di essere sempre tenuta attiva per la coordinazione, mi raccomando. Teniamo bene su le braccia e andiamo a chiudere alternando salita gamba. E poi passiamo a jumping jacks. Facilitato, dai. Su, 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 su. E non si muove. Vado, 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 vado. Pugno, ginocchio, 3, 2, 1 e vado, spingo. Spingo, rotazione. Dai che stiamo bruciando tutte le feste. Ok,
Ormai sono passati già un po' di giorni, eh? Cambio e facciamo jumping jacks, facilitato. E poi ovviamente di nuovo pugno e ginocchio, cambio gamba. Ok, su e vado. La rotazione, dai. Dai, che siamo alla fine, ragazzi. Poi ci aspetto un po' di stretching. Ok, corsettina sul posto. Ok, step touch. Dai, siamo ai primi total body, quindi hit. Poi piano piano ci abituiamo, li mettiamo un po' più difficili. Alleniamo mente e corpo con la coordinazione. Yes! Cacciate i glutei. Ok. Dai, passiamo alla respirazione. Se volete bere, potete bere. Intanto divarichiamo, scendiamo giù e inspiriamo. Scendiamo. Inspiriamo. Sempre molto bene la stretching, approfittate quando lo facciamo anche un pelo più lungo perché è molto utile. Poi io vi consiglio, quando avete del tempo, soprattutto nel weekend, per non stare fermi, fare una bella attività di stretch. Ne trovate sul canale. Sono molto adatte per poi riprendere le attività della settimana. Utilissime anche per chi sta facendo percorsi medie e lunghe distanze, che hanno a calendario almeno un'attività di stretch una settimana. Quindi, mi raccomando, sfruttatela. Sono 20 minuti, molto utili però. E dopo l'attività, allora, dopo un'attività un po' più cardio, è bene andare a introdurre delle proteine accompagnate da carboidrati, quindi un po' più di energia, una proporzione, non lo so, 3 a 1, quindi con una porzione di proteine, scendiamo giù, e un po' più di carboidrati se avete fatto parecchie attività. Invece, se fate forza, lavorate molto sul proteico, quindi se usate, facciamo pesi, mi raccomando, andiamo su e facciamo, cambiamo gamba, un po' più di proteine, perché il muscolo quando si rompe ha bisogno di essere nutrito subito. Possibilmente proteine liquide, sapete quanto sono importanti per arrivare subito a destinazione, senza passare attraverso digestioni lunghe di ore dove si perde molto di quello che è il nutrimento per il nostro muscolo. Quindi scendiamo. Andiamo su. Scendiamo ancora una volta. Veniamo su e doccia. Direi doccia. Ci rivediamo con l'allenamento braccia. Ciao a tutte! Come è andata? Tutto a posto?